Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora, anche qualche minuto in più questa sera, insieme per affrontare quello che è successo questo pomeriggio al Pino Zaccheria di Foggia. In realtà è successo poco, quasi nulla, 0-0 tra il Foggia di Marchionni e il Teramo, che dunque continua la sua striscia di risultati positivi, iniziato in questo girone di ritorno dopo il pareggio di Palermo, la bella vittoria di sabato contro il Bari, pareggio anche a Foggia in quello che era uno scontro diretto in piena regola. Parleremo della gara, di quello che è stato, sentiremo le voci, analizzeremo con voi qualora lo vogliate, 392-623-7060, quella che è stata la partita, le impressioni, come l'avete vista la gara. Lo faremo ovviamente, come detto, anche con i nostri ospiti. Questa sera Mucchio Selvaggio, assolutamente un tabellone che si illumina di tanti ospiti, oltre ai miei tre compagni di viaggio, Ani, Andrea e Francesco, che saluto, ciao ragazzi. Ciao. Allora, do la buona serata a Gaetano Lombardino, ciao Gaetano. Ciao Jacopo, buonasera. A Walter Cori di Teleponte, ciao Walter. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. E poi do la buona serata ad Antonio Di Donna, che è giornalista di Eleven Sport. Ciao Antonio. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao a tutti. Che per i tanti che hanno seguito la partita è stato autore della telecronaca di una partita che, Antonio, siccome inizieremo con te, ti terremo una decina di minuti. L'Exotan e Foggia Teramo, diciamo che pari sono, insomma. Sì, probabilmente Foggia Teramo per certi versi e in certi frangenti è stata pure peggio, però tutto sommato sono sicuro che ne parleremo tra un po', due squadre che mi hanno dato la sensazione di sapersi accontentare già molto tempo prima che arrivasse il fischio finale, diciamo due squadre tarate per dare continuità, come era nelle premesse, nelle dichiarazioni della vigilia di entrambi i due allenatori, missione riuscita da questo punto di vista. Ecco, ti chiedo non tanto l'impressione che ti ha fatto il Foggia, che conosci meglio, che impressione ti ha fatto il Teramo, che veniva da un sabato, insomma, diciamocela tutta, da un sabato trionfale, perché rimontare e vincere contro il Bari è stato sicuramente un grandissimo risultato. Che impressione ti ha fatto? Probabilmente, insomma, è stato, come tutti i turni infrasettimanali, un po' condizionato anche dalla fatica. Sicuramente, se mi passi la battuta, diciamo che sabato scorso il Teramo ha fatto felice il Foggia avendo vinto, avendo battuto in quella maniera poi il Bari, però al di là di tutto la considerazione che è oggettiva al termine di questa gara è che il Teramo per qualità e per rosa a disposizione sia una squadra che possa dire la sua fino al termine di questo campionato. Io ho visto un Foggia oggi contratto dal punto di vista del gioco, contenuto, voler rischiare il meno possibile proprio per questa forma di rispetto che, lo dico, è la mia opinione, in certi frangenti si è trasformata quasi in timore reverenziale nei confronti del Teramo. La sensazione che ho sul Teramo è che se avesse rischiato un pochino di più, secondo me aveva più birra in serbatoio del Foggia e avrebbe potuta vincerla con la sua qualità che è oggettivamente superiore a quella del Foggia. Senti Antonio, il Teramo non prendeva gol, prima ne parlavamo in conferenza stampa, dalla partita di andata che non è stato esattamente un girone fa del Bonolis tra Teramo e Foggia. In quella circostanza il Teramo vinse 2-0, era un recupero. Questo in chiave Foggia desta un po' di preoccupazione per una squadra che fa fatica un po' a segnare, nonostante abbia giocatori come Dell'Agnello, come D'Andrea, come Curcio, però insomma sia l'andata che al ritorno non hanno probabilmente giocato le loro migliori partite. Sicuramente, è la particolarità che dà secondo me ancora più valore alla prestazione di oggi del Teramo e probabilmente aumenta anche un pochino i rimpianti del Teramo, è che è vero, il Foggia non segna molto ma produce sempre tanto e spreca parecchio. Oggi non è successo perché il Foggia è arrivato alla conclusione pochissime volte. Veramente faccio fatica a ricordare qualche conclusione che ha impensierito Lewandowski. Non è stato capace di costruirle, quelle palle gol che spesso spreca. Quindi questa è una considerazione che, ripeto, dà ancora maggior valore, secondo me, e qualche rimpianto in più alla gara che ha fatto il Teramo qua, lo Zaccheria.
Oh, cominciamo il giro. Francesco, parto da te perché poco fa negli highlights ufficiali della Lega Pro abbiamo rivisto, ci siamo sentiti anche per telefono a fine primo tempo e a fine gara, abbiamo rivisto l'occasione di Costa Ferreira e neanche a farla apposta, un minuto fa ci hanno scritto da casa: beh, se segni il gol con Costa Ferreira, allora a quel punto la partita è in ghiaccio. Sei ancora arrabbiato per quell'occasione? Molto, molto, perché da certi giocatori ti aspetti sempre di più. Velocemente, con il Bari, il Teramo ha giocato un'ottima gara, ancora più da ricordare, robusta sul piano della determinazione, della continuità della manovra, per me solo elogi verso il Teramo per quella partita, che però poi alla fine è stata risolta da una grande giocata di Bombaggi. Le partite alla fine vengono decise sempre da un episodio. È vero che c'è tutta una costruzione dietro, però poi è l'episodio, e qui è chiamarla ciabattata è un'offesa per i ciabattini, questa di Costa Ferrera, una scarpata, una cosa che Costa Ferrera, se la fa Pinzauti lo si può accettare, magari viene pure linciato tra virgolette, e Costa Ferrera, mentre io mo per una decina, 15 giorni non gliela perdono, così come in parte, e ho concluso, non perdono sempre nel secondo tempo Bombaggi, che è andato al tiro, chiamiamolo tiro, proprio senza pretese, invece di servire Ilari sulla sua sinistra, che tra l'altro era tutto solo. Questi sono giocatori che determinati errori non li possono commettere. È vero che in questo momento sta andando in onda una partita nella quale il numero uno al mondo, Buffon, ha fatto una bella papera, e quello ci può stare, ma a 43 anni e dopo una carriera nella quale i fessierini ha fatte pochissime, rarissime. Costa Ferreira da lì deve prendere lo specchio della porta, non può calciare in quel modo, ma può succedere. Quello è un altro discorso, è ovvio che può succedere, però sono le uniche due occasioni in una partita del genere, che è ancora stata la brutta copia di Teramo-Bari, proprio l'episodio è ancora più determinante. Vado per ordine di riquadri, come vi vedo, quindi Walter, Andrea, Gaetano e poi Ania in conclusione. Walter, ti chiedo se probabilmente il Foggia per il 4-3 di questa sera era l'avversario più difficile da scardinare, probabilmente serviva qualche altra cosa. A me il Teramo non è dispiaciuto in assoluto, è chiaro che non ha entusiasmato, la vera delusione della partita secondo il mio modesto parere è stato il Foggia, che non ha tirato veramente mai in porta, perché bene o male noi stiamo recriminando sulla palla gol di Costa Ferreira, per quanto casuale, perché c'era stato un rinvio sbagliato della difesa, però è stata una palla gol. Ricorderemo tutti il bel colpo di testa di Pinzauti ad inizio ripresa, che ha impegnato severamente il portiere di casa Fumagalli. Non dimentichiamo, come ha fatto Di Francesco, che se Bombaggi avesse dato palla a Ilari forse il Teramo li segnava, ma non dimenticherei nemmeno un fuorigioco millimetrico, se tale è, eccolo qua, del fine partita. Quindi è vero, il Teramo è spuntato, ha confermato d'esserlo e forse lo sarà per tutto il campionato. È vero che fra le due squadre quella che puoi anche un po' salvare dalla prestazione è il Teramo, ma mi chiedo se il Foggia di oggi è stato così tanto brutto da vedersi per esclusivi meriti del Teramo o per qualche limite tattico del Foggia, che non ha cambiato mai la partita dal primo minuto al 90esimo. Non ho visto niente che tatticamente potesse in qualche maniera svegliare la squadra di casa. L'autentica delusione della partita è il Foggia, secondo me, poco dopo il Teramo. Andrea, però, come dicevo prima con Antonio, insomma, il Teramo esce da questo ciclo di tre partite con 5 punti, non è punteggio pieno, ma è anche vero che avevi due trasferte e la gara in casa è con il Bari. Se vediamo la classifica, rimani a braccetto con il Foggia, tutto sommato allunghi la striscia. Andrea, non ti sentiamo, probabilmente hai l'audio. Ecco qui. Sì, dicevo, il bilancio è positivo, perché se
Torniamo indietro di qualche settimana, il Teramo veniva da quella striscia negativa e quindi doveva dare questa risposta, e la risposta l'ha data, lo abbiamo detto anche domenica, dopo all'indomani della vittoria sul Bari, e lo possiamo dire anche ora. Vero è che, prendo in prestito le parole che condivido di Antonio Di Donna, che dice tra le due squadre sicuramente quella che ha più qualità è il Teramo, quindi il Foggia magari non ci avrà provato, però il Foggia ha fatto, se non ricordo male, la stessa partita che ha fatto all'andata, giornata di recupero. È stata una non partita decisa da un errore in retropassaggio, uno strafalcione che ha mandato in porta Bombaggi, poi il gol, se non ricordo male, lo ha fatto Kappa, però fu un errore che spariglia una partita che era da 0-0, con l'eccezione di una traversa colpita dal Teramo su azione d'angolo alla fine del primo tempo, ma era la stessa identica partita. Evidentemente il Foggia, che non ha la qualità del Teramo, si è accontentato di fare quel tipo di partita, si è accontentato di essere sotto nello scontro diretto che a fine campionato potrebbe, in caso di parità, anche incidere, però il Foggia, che sulla carta è una squadra inferiore al Teramo, ha gli stessi punti del Teramo. Quindi, da un certo punto di vista, può essere stata anche una lettura di natura tattica da parte di Marchionni. Io non voglio rischiare, resto lì, non mi faccio sopravanzare dal Teramo, tengo gli stessi punti, perché io nell'ultimo periodo ho rosicchiato tanti punti alla squadra di Paci, e quindi resto incollato a questa squadra che è sulla carta. Anche a mio avviso, come ha detto prima Antonio, di qualità superiore. Quindi il Teramo sta uscendo bene da questo ciclo che era molto pericoloso per la consistenza degli avversari e per la classifica che si stava delineando, per la striscia negativa. Però oggi può essere anche letta questa partita come una mezza opportunità persa alla luce di questa superiorità che il Teramo fino in fondo non ha saputo esprimere. Gaetano, ti faccio vedere le pagelle, così mi dici se sei d'accordo e se non sei d'accordo come le avresti cambiate. Eccole qua. Io ho messo Lewandowski senza voto perché praticamente ha solo rimesso la palla in gioco. Io non mi ricordo parate di Lewandowski questo pomeriggio. Sono d'accordo. Poi diciamo tutti sei, ma perché sostanzialmente insomma, è difficile trovare grandi spunti, 5,5 e 2 esterni, e poi un 6,5 a K, che mi è parso il fattore che poteva, magari qualche minuto prima, se fosse entrato qualche minuto prima, sparigliare un po' di più. Sì, sono d'accordo con queste pagelle. K effettivamente mi è piaciuto per come è entrato, ha creato pericoli sulla parte, diciamo, destra, no, dell'attacco del Teramo. Sì, sono d'accordo, insomma, una partita piatta, una partita tutto sommato spenta, nel quale è mancato l'acuto, come hanno anche sottolineato prima i colleghi. È chiaro che c'è il rammarico per quell'occasione di Costa Ferreira, perché lì poteva cambiare un po' il corso degli eventi, però insomma il bicchiere va tenuto mezzo pieno, perché comunque 5 punti raccolti contro Palermo, Bari e Foggia nelle prime 3 del girone di ritorno sono comunque un ottimo bottino, e adesso è da vedere cosa accadrà nelle prossime 3 partite, perché arrivano le gare che il Teramo sta dimostrando di soffrire di più, cioè contro le squadre di medio-bassa classifica, perché nelle prossime 3 il Teramo giocherà con Monopoli, Casertano e Potenza, 2 di queste in casa, e lì capiremo se il Teramo ha i mezzi effettivamente per rimanere tra le prime 5-6 della classifica. Aia, ti giro questo messaggio, chiedo scusa, ci scrivono da casa, ok tutte le attenuanti, però non è possibile che non si riesca a creare un po' di gioco, era troppo prevedibile il Teramo pallate dalla difesa e chiudi gli occhi, non chiudevamo 3 passaggi di fila, gli esterni non sovrapponevano, secondo me anche il Teramo cercava il pareggio, la bravura di un tecnico sta nel cambiare il modulo nelle evenienze, purtroppo vedo sempre il solito brodo sperando nella luce dei singoli. Un saluto sì, Davide, perché cos'è il bello da un po' di puntata a questa parte, che quando io faccio le domande a te risponde sempre Francesco, è bellissimo. No, era per dire solo al telespettatore, perché siccome negli ultimi 30 anni non abbiamo visto bene il calcio Ciambiano, ma mi avete rotto le scatole tutti con Paci che non va bene, con quella. Negli ultimi 30 anni molti di voi non ci stavano, qualcuno sì,
tutto sto calcio champagne, io non me lo ricordo gli allenatori che cambiavano, però i suoi si cose. Fa la valutazione Stagno, rispetto vai, a quello vai. Che si è visto, non una valutazione storica. Cioè non si fa una valutazione storica, si fa una valutazione in base a quello che si è visto. Intanto sì, continua a parlare Francesco perché porta bene. Come? Ogni settimana porta bene Francesco, continua a parlare intanto. Sì, sì. Porta bene. Ha segnato la Juventus sul rigore che l'ha visto col VAR. Vabbè. Ti giro questa domanda e anche questa, Ania. Ma perché Paci non fa mai un cambio prima del 70esimo? Oggi Di Francesco ci stava bene alla fine al posto di Costa Ferreira. Perché probabilmente dagli esterni forse era quello il punto in cui si poteva un po' cercare di mettere in difficoltà il Foggia. Sì, infatti siccome mi piace fare il bastian contrario rispetto a Francesco, io in parte concordo con questi messaggi, ovvero riallineo a quello all'analisi iniziale di Antonio Indonna, cioè il fatto che magari il Teramo con quella qualità in più che ha avrebbe anche potuto vincere, ma soprattutto poi quando nel secondo tempo insomma il Teramo è sembrato comunque prendere maggior possesso insomma del pallone, della gestione del gioco, rischiare qualcosina in più probabilmente grazie a quella qualità di Capo di Francesco avrebbe anche potuto portare quei tre punti che sarebbero stati alla fine meritati per la formazione di Paci. Alla fine credo che abbia vinto la paura di non rischiare da una parte e dall'altra. Il Foggia aveva paura del Teramo e quindi non ha mai rischiato, ha aspettato basso, è stato coperto, non ha mai tentato più di tanto le ripartenze che sono una specialità di casa. Il Teramo di contro è stato attento in difesa, anche troppo in attacco, quella occasione anche sprecata di Costa Ferreira, è stato troppo accorto nel finale Paci quando non ha voluto rischiare e magari si è accontentato di inserire Kappa forse tardivamente rispetto alla possibilità di poter cambiare l'inerzia del match. Antonio, prima di salutarti ti faccio rivedere la classifica e ti chiedo, ovviamente siamo molto lontani dal traguardo, quindi chiaramente non ti preoccupare se poi alla fine dell'anno le valutazioni saranno state disattese, però ti chiedo in una griglia playoff più o meno dove vedi il Teramo, il Foggia e se secondo te questo è lo schieramento delle squadre che si giocheranno, cioè se possiamo chiudere qui il computo delle squadre qualificate ai playoff secondo te? Allora, se così fosse, il Foggia sarebbe la sorpresa, sarebbe un ospite non so quanto desiderato, perché poi alla fine c'è sempre il ruolo della mina vagante, ma sicuramente inatteso in griglia playoff. Per quel che riguarda il Teramo, direi che la classifica contemporanea, la classifica di oggi, secondo me fotografa alla perfezione, più o meno, perché c'è ancora un girone da giocare, quello che è il comportamento e la qualità della rosa del Teramo. Foggia, ragazzi, sta vivendo un anno veramente particolarissimo. È una squadra costruita davvero all'ultimo minuto, che ha cambiato due allenatori prima ancora che cominciasse il campionato, prima Capuano, poi Maiuri, poi è arrivato Marchionni. È una squadra che ha saputo che avrebbe giocato in Serie C a fine luglio per la nota vicenda del Bitonto, sarà arrivata anche a voi da quelle parti, insomma l'eco quest'estate di tutti i casini, diciamocelo, che sono avvenuti in sede di giustizia sportiva. Il Foggia deve salvarsi, sta mettendo tanto fieno in cascina adesso, secondo me non ha la rosa, non ha la qualità per stare più di tanto da quelle parti in classifica e soprattutto serve una schiarita societaria da queste parti che faccia chiarezza su quello che è il futuro immediato e prossimo del movimento calcistico a Foggia, perché davvero non ne possiamo più. C'è una instabilità che dura ormai da un anno, con soci che si rimpallano responsabilità e voglia di cedere e cordate o sedicenti tali che sbucano fuori come i funghi e poi non se ne fa mai niente. È un tormento che finisce per adombrare anche gli oggettivi meriti di chi ha costruito la squadra, di chi alla fine ha plasmato questa squadra negli ultimi giorni di mercato estivo e da chi tutto sommato, e secondo me anche in maniera abbastanza diligente, gli sta dando un'identità sul campo. Antonio, io ti ringrazio per essere stato con noi, grazie. Grazie dell'ospitalità, ragazzi, buon lavoro. Ciao, grazie a te, Antonio. Ciao. Intanto mi arrivano, ma io non sto vedendo, mi arrivano dei feedback
sull'autore del fallo, ma soprattutto su chi ha subito il fallo in area di rigore, che ha concesso il calcio di rigore alla Juve. Se tanto mi dà tanto, vabbè. Non so se Andrea sta vedendo. Lasciamo, stendiamo. Io sto vedendo. Jacopo, che cosa? Se vi interessa, bene. Mi sono arrivati dei feedback. Parliamo della partita. No, vi faccio sentire le dichiarazioni di Massimo Paci al termine della gara. Massimo Paci. Il termo che volevo è questo, però l'avrei voluto con un'aggiunta di un gol per noi. Così vincevamo la partita, che alla fine è quello che ci è mancato. Mi spiace perché hai fatto un'analisi giusta, secondo me. La partita è stata in controllo, peccato che ci ha mancato il guizzo che ci avrebbe fatto vincere la partita. Però accettiamo il risultato, è una squadra comunque ben organizzata, ben messa in campo, non era facile oggi, il terreno non era nelle massime condizioni, quindi accettiamo, anche se dispiace perché se avessimo fatto qualcosa in più secondo me potevamo portare a casa la vittoria. No, sono soddisfatto perché i ragazzi sono stati bravi a non prendere gol. La partita con la Viterbese più o meno era sullo stesso filone, però abbiamo ceduto e abbiamo preso gol. Oggi i ragazzi sono stati bravi nella fase difensiva perché abbiamo sempre tenuto il Foggia lontano dall'area di rigore, non ricordo tiri in porta da parte del Foggia e non è facile perché comunque una squadra che ha 32 punti, la fase difensiva è stata buona. Magari negli ultimi 25 metri potevamo fare, ma non qualcosa in più, perché uno, eravamo un po' stanchi dalla partita del Bari, e due, c'era un campo che non permetteva grandi qualità, perché loro comunque difendevano sempre a 5 e non era facile per i nostri trovare il guizzo. E ci è mancato quello alla fine, perché poi queste partite sono in grande equilibrio e a volte una giocata del singolo, come è successo col Bari, la giocata dei Bombacci ti fa vincere una partita. Però sono contento perché comunque dopo la prestazione dei Bari mantenere così alta la concentrazione non era facilissimo secondo me. Non abbiamo concesso un tiro in porta all'avversario, denota grande compattezza, grande attenzione e concentrazione, quindi da quel punto di vista sì, dal punto di vista del risultato è un risultato che accettiamo. Ci è mancato qualcosa per vincere la partita e quindi dobbiamo rispettare il verdetto del campo, tutto qua, continuare a lavorare. Adesso domenica abbiamo una partita altrettanto importante, ricaricare subito le pile per essere pronti domenica. Ecco perché domenica arriva il Monopoli. Riparto col giro, Francesco, riparto da te. Prima giustamente un amico da casa ci ha scritto: dobbiamo fare almeno due gol perché adesso vuoi vedere che Bonino segna sempre e quindi segnerà anche contro di noi. Ora, prendo a pretesto la questione Bonino per chiedervi a tutti, ma non è che ogni tanto noi ci perdiamo con delle valutazioni che poi in realtà, diciamo, un attaccante scarso, un attaccante non segna, ma poi effettivamente non è la qualità dell'attaccante, forse è proprio la qualità del gioco. Che come no può essere? Io sono almeno un paio d'anni che di tanto in tanto ricordo le tante bocciature e ci fermiamo solo agli attaccanti. Nel Teramo, per non andare lontano, diciamo negli ultimi 5-6 anni, e poi sarà un caso, vanno via da Teramo e arrivano che magari avevano fatto gol, chi lo sa perché, penso a Tulli, e poi quando vanno via riprendono a segnare. Evidentemente c'è un'aria malefica qui al Comunale. Che succede? Ero distratto. Capitato qualcosa. No, non, però Gaetano, poi Walter, ma non c'è un'area malefica, qualcosa vorrà pur dire ora. Ma sì, è ovvio che non è un'area malefica. Però effettivamente poi su certe cose bisogna, Gaetano, anche un po' interrogarsi. Sì, indubbiamente, probabilmente sono arrivati dei giocatori, degli attaccanti non funzionali del tutto a un determinato tipo di gioco e quindi è avvenuto tutto ciò negli ultimi anni, perché poi effettivamente un vero bomber
negli ultimi tempi a Teramo non è arrivato. È chiaro che Pinzauti sì, fa tanto lì davanti, si impegna, ma quanti palloni ha poi effettivamente giocabili in area o tali da rendersi poi effettivamente pericoloso? Sono degli equilibri estremamente sottili lì davanti, molti allenatori preferiscono attaccanti che fanno movimento, che giocano di sponda, che sappiano partecipare di più alla manovra, non è facile effettivamente, però è una costante preoccupante, perché effettivamente come appena poi lasciano il Teramo, dalle altre parti gli attaccanti poi si sbloccano e fanno bene. Cosa molto strana. Visto che è arrivato il secondo gol della Juve contestualmente all'intervento di Francesco, a Francesco sarà impedito qualsiasi altro tipo di intervento da qui alle ore 22. Sappilo, sappilo, ogni volta che parli segnano, va bene. Però c'è anche da dire, poco funzionali, Walter, però... Insomma, qui c'è stato Vivarini che giocava a 3, c'è stato Zauli che giocava a 4, c'è stato Zichella, c'è stato Maurizio, c'è stato... Cioè, vabbè, non è possibile che sia solo il modulo di gioco, cioè evidentemente c'è qualcos'altro. Ma infatti, diciamo che qualche scelta la sbagliamo, no? Perché se noi... Io ho premesso che sono del parere che Bonino non sarà mai un grande goleador, ma un buon attaccante di categoria. Noi le scelte le sbagliamo a prescindere, cioè le sbagliamo tutte. Per me aver dato via Bonino e non averlo sostituito è un errore. Nel momento in cui lascia andare via un attaccante che si alternava con l'unico centravanti di ruolo che sarebbe Pinzauti e non lo avvicendi, e non mi parlate di Gerbi che deve essere recuperato e ci vorrà ancora del tempo, è un errore di mercato. Però noi di errori di mercato ne abbiamo commessi un'infinità nell'ultimo periodo, se parliamo di attaccanti. Io porrei un altro interrogativo: in questa rosa c'è un solo giocatore che è andato in gol con una certa regolarità, anche se è tanto che non segna più, però sta andando pure in panchina, che è Ilari, che ha fatto 5 gol, che è una media di un attaccante medio del girone C di Serie C. Oggi Ilari ha giocato mezz'ora, in mezz'ora è andato una volta al tiro, avrebbe avuto la possibilità di calciare meglio e ha calciato fuori. In una seconda circostanza, se lo avesse servito, forse avrebbe fatto gol. In una terza circostanza il gol l'ha fatto e per una questione di centimetri era in fuorigioco. Allora proviamo a rimettere qualche pedina al proprio posto e fare in modo che questa animicità che ci porteremo fino alla fine del campionato per delle scelte di mercato sbagliate, l'ultima è quella di Bonino, è stato un errore darlo e lo ripeto, cerchiamo di sopperire con quello che passa il convento. Ilari fa gol, è più portato di altri a fare gol, deve giocare, che togliesse un altro. Ma non è una questione di moduli, è una questione proprio di scarsa propensione all'offesa da parte dei giocatori che vantiamo noi in rosa quest'anno. Punto, è così. Sì, la considerazione è giusta, però a questo punto chiedo ad Ania e poi ad Andrea, con il 4-3 non può fare che la mezzala uno come Ilari, che peraltro era anche impredicato di andare via. Sì, esatto, ma è difficile anche, cioè per la gara di oggi non mi sarei mai aspettata cambiamenti, ne avevamo già parlato, l'unico dubbio che avevamo era Pinzauti, Gerbi, insomma questo ballottaggio, ma in ogni caso sarà difficile trovare collocazione per alcuni, nel senso Mungo che si fa, si tiene fuori, Ilari che si fa, si tiene fuori, Viero che da Bisceglie in poi Paci ha scelto con continuità, a parte insomma quella giornata di squalifica che ha scontato contro il e oggi che non avrebbe trovato spazio vista la vittoria di sabato. Che si fa? Si tiene fuori. Quindi ci sono tante scelte non molto semplici da fare per Paci con questo cambio di modulo. Non sarà così semplice, secondo me, allo stesso tempo la gestione di certi giocatori, quindi sarà un compito ancora più difficile per il tecnico. Sarà ovviamente a lui cercare di capire chi sta meglio in un determinato momento, chi può dare di più in un determinato momento, ma ci saranno sempre degli scontenti. È chiaro che bisognerà comportarsi sempre da squadra, cercare di aspettare, secondo
qualcuno va in panchina nel proprio turno, e poi cercare sempre di fare le scelte migliori possibili. Un allenatore, si dice, deve fare meno guai possibili, quindi cercare di mettere l'11 migliore, ma non è sempre così facile, non è scontato farlo. Oltretutto, quando devi tenere in panchina magari un Mungo, un Ilari, che ti possono dare qualcosa in più in campo. Andrea. Intanto su Bonino, io sono stato piuttosto chiaro nelle scorse settimane, e dico che questo giocatore è stato preso, però sapevamo che aveva la tendenza a cambiare squadra ogni 6 mesi, e questa tendenza si è confermata anche quest'anno. Poi è vero, ha fatto 2 gol col Monopoli, però la prima partita ha sbagliato un rigore che è costato la vittoria alla sua squadra. Quindi parliamo comunque di un profilo, al di là della parte tecnica e tattica, di un giocatore che è abbastanza perdente. Io lo dico chiaro e tondo, perché mi sono fatto questa idea di Bonino, uno che quando conta non c'è. Poi dopo ci saranno anche problemi di natura tecnico-tattica, ci saranno stati, però c'è uno storico del giocatore che abbiamo riscontrato anche a Teramo, cioè non convince, dopo 6 mesi viene mandato via o chiede di andare via. Quindi questo è. Sono d'accordo con Walter, come lo scorso anno il Teramo manda via un attaccante e non viene reintegrato. Lo scorso anno addirittura fu mandato via Cianci, poi fu mandato via anche Martignago, non furono trovati dei sostituti per scelta della società. E anche quest'anno, se lì c'hai un problema, togli uno dei 3 centravanti, magari dovresti cercare di reintegrare, perché poi la squadra, se vuole fare i playoff e vuole lottare per una posizione competitiva, Federico insiste nel dire che il terzo posto è l'obiettivo di questo Teramo. Però se è l'obiettivo di questo Teramo, dopo che hai battuto il Bari, questa sera contro il Foggia dovevi fare di più, e magari con un centravanti un filo più affidabile, non dico che lui faceva gol, ma magari ti aiutava a scardinare la difesa di una squadra che aveva deciso di non giocare questa gara. Quindi è evidente che un po' le scelte dello staff tecnico del Teramo, e poi anche quello che danno alcuni giocatori, va a incidere sul rendimento di una squadra che, per l'organico che ha, ora si è ripresa, ma può fare meglio nella singola partita, perché poteva fare meglio anche questa sera, e può avere una classifica migliore, perché lo abbiamo detto prima, questo Foggia non vale il Teramo, però la classifica dice che le 2 squadre sono in parità. E noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco. Seconda parte di Pro Teramo. Ricominciamo la discussione, perché prima giustamente un amico da casa, e li ringraziamo perché insomma ci sarebbe una semifinale di Coppa Italia in chiaro, insomma, che metterebbe in difficoltà chiunque nella scelta dei canali, quindi li ringraziamo doppiamente questa sera. Però Gaetano ci chiedono, ma il fatto che oggi il Monopoli abbia riposato questo turno, che poi in realtà si completerà domani, può mettere in difficoltà il Teramo dal punto di vista fisico, secondo te? Ma un po' può incidere, perché è una fase nella quale anche i dettagli possono fare la differenza. Il Monopoli che riposa, e lo affrontiamo poi domenica, dopo che noi insomma abbiamo fatto appunto la terza partita in 8 giorni, può essere una variabile, sicuramente verrà sottolineata da Paci, me lo aspetto che lo dirà, quindi lo anticipiamo noi. Assolutamente. Ragazzi, mi ricordate, siccome ce l'hanno scritto, ma Berligia che infortunio ha? E più o meno immagino che non è che voglia sapere la diagnosi, l'anamnesi, vuole sapere più o meno quando rientra, ecco, se prova a ipotizzare. Se ne passa una distrazione? Muscolare. Era una lesione, sì, al bicipite femorale, una distrazione al bicipite femorale. Mi ricordo una 15 di giorni. 10 giorni per una rivalutazione, mi pare. Esatto, non credo per Monopoli. Vediamo chi è arrivato però in casa Teramo. Vengo da te perché voglio un giudizio su quello che è stato l'ultimo giorno di mercato in casa biancorossa. Non è che ci si aspettasse chissà che cosa, ed effettivamente quando poi arrivi all'ultimo giorno le trattative sono sempre, diciamo, molto molto minori, anche in Lega Pro. Innanzitutto è arrivato questo difensore, che è Nicolò Bellucci. Noi abbiamo messo le posizioni in cui tecnicamente può giocare, può fare
tutti e due i ruoli della difesa a 4, in realtà potrebbe andare anche a destra, ma diciamo che è un difensore centrale. Ma questo cos'è? Un indizio per Diakité? Perché poi voglio sapere anche dagli altri che cosa pensano dell'arrivo di un difensore del 2001. Beh, in realtà ci abbiamo pensato quando ancora il mercato non chiudeva, insomma, che potesse essere una copertura per l'eventuale partenza di Diakité. Però evidentemente non sarà così, perché a quanto insomma di recente dichiarato dal direttore sportivo Sandro Federico, Diakité tornerà nella lista dei convocati per domenica prossima contro il Monopoli. Quindi, salvo colpi di scena nuovi, ulteriori, insomma, dovrebbe essere tra i disponibili. Non so se titolare a questo punto subito per la sfida di domenica, però dovrebbe tornare nella lista dei convocati. Bellucci però pare che se ne dica bene, era titolare, è stato titolare fino all'ultimo nella primavera del Sassuolo, è uno dei prodotti insomma appunto della cantera del Sassuolo. Non ci stupisce, insomma, non sono movimenti che ci stupiscono, perché il Teramo, soprattutto nello specifico Sandro Federica, ha un legame molto stretto con il Sassuolo, quindi evidentemente un giovane che aveva già osservato il DS e che ha preso a titolo definitivo per far crescere il Teramo con il beneplacito del Sassuolo. Sarà anche lui un profilo da scoprire. Prima di passare al secondo, rimaniamo su Bellucci, perché voglio, ma più che altro sulla questione di Diakité, perché da Francesco Walter e Andrea voglio una valutazione, nel senso che adesso per fortuna le partite con Bari e Foggia sono andate bene, e questo è fuori di discussione, perché 4 punti su 6 sono un grande bottino. Però insomma, la gestione di Diakité ha lasciato, come quella di Piacentini, diciamocela tutta, lascia perplessi, ecco, per utilizzare un eufemismo, nel senso, lo prendi, lo metti fuori rosa, poi lo reintegri, cioè, voi come la pensate? Francesco, Walter, Andrea? Sono le decisioni forti prese da Iachini su Piacentini, si può essere d'accordo o no? Perché certo, io voglio sapere se sei d'accordo. Che sia una decisione. Sì, sono d'accordo. Su Piacentini sono d'accordo. Non tanto su Diakité, perché se è vero, va bene che dietro c'è la mano lunga o la voce lunga di Iaconi, che evidentemente, se dice che oggi è giovedì, Iachini dice, l'ha detto Iaconi, oggi è giovedì, andiamo avanti. Però se la richiesta è veramente stata quella di un milione e mezzo per Diakité, mi dicono che nelle 48 ore successive De Laurentiis balbettava, non riusciva più ad avere una parola facile di fronte a una valutazione del genere. Ecco perché distingo i due episodi Piacentini con Diakité. Con Piacentini, per quello che sappiamo, certamente ha forzato, come vogliamo dire, ha forzato la mano il procuratore, o per meglio dire, non è stato corretto il procuratore nei confronti di un presidente di una società professionistica, e giustamente Iachini si è comportato in quel modo. Con Diakité forse si poteva trovare una strada diversa. Però poi non conosciamo con Diakité, almeno io personalmente, di tutti i particolari su Piacentini, la vicenda Piacentini sì, li conoscevo. Sulla vicenda Diakité tutti i particolari non li conosco da fonti attendibili, e quindi mi posso pronunciare a metà. Comunque sì, intanto sì, è rimasto, adesso riprenderà a giocare. Ripeto, sulla decisione di Piacentini sono pienamente d'accordo, su quella di Diakité potrei fare come fanno quelli a Palazzo Madama e a Montecitorio, mi astengo. Oh, a proposito di Palazzo Madama, che hai nominato, Mattarella ha convocato Mario Draghi per domani mattina. Quindi Walter, sono due questioni diverse. Poi nella sostanza, dice Francesco, sono simili, ma nella forma sono diverse. Sono sostanzialmente diverse, perché Piacentini era in scadenza di contratto e Diakité ha un contratto per più anni. Io vado un po' oltre invece.
ha rischiato molto su Piacentini, perché se Piacentini non avesse fatto la scelta di cambiare procuratore, probabilmente sarebbe andato via da Teramo per una strada completamente diversa, con tutti i pro e i contro che questa situazione avrebbe comportato. Chiedo scusami Walter, su Piacentini c'è stato un lavoro diplomatico da parte di Federico determinante. Sì, ma se non lo fosse stato determinato, sì, è ovvio, avresti perso il giocatore. Come no? Sì. Lì hai rischiato di più. Su Diakité hai relativamente rischiato, tant'è che rientrerà in rosa, lo ha detto ieri sera Sandro Federico, da domani, dalla ripresa degli allenamenti, con un giocatore contrattualizzato per più anni. Io vado oltre invece. Il Bellucci che viene a Teramo, che non conosco, ma insomma assumiamo anche noi le nostre informazioni, io per esempio di Vincenzo Minguzzi mi fido molto. Minguzzi aveva puntato Bellucci per Grosseto la scorsa estate, lo avrebbe voluto portare in C a Grosseto perché dice è molto bravo ed è un ragazzo giovanissimo che ha un contratto a questo punto pluriennale col Teramo, non sappiamo se ci saranno diritti di ricompra da parte del Sassuolo, lì sì che ci vedo qualcosa di più. Per esempio il Diakité richiestissimo dal Napoli, se voi mi diceste andrà al Napoli secondo te, io scommetterei che andrà al Sassuolo e magari neanche da solo, anche con Santoro. E questa crescita in questo periodo di questo ragazzo che va a fare un campionato professionistico, anche se da riserva, facendo le prime esperienze, mi sa tanto del post di Diakité, perché mi dicono che è molto bravo. Andrea, questo è quello che leggo dietro questa situazione. Sì. Ecco, perché io prima avevo detto, ma insomma è quasi un segnale sostanzialmente, sì. Quando tu vai a prendere un difensore del 2001 dalla cantera del Sassuolo in un momento in cui, sì è vero, torna a disposizione di Diakité, però prendi un ragazzo interessante come Bellucci, se non è un segnale ci va molto vicino. È un segnale. Puoi far partire anche Piacentini, in teoria in estate. Esatto. Ok. Qualcuno va via. Certo. Sicuro. Ma è un segnale anche in ottica, visto che parliamo di questo da qualche puntata, anche per la programmazione, perché noi abbiamo detto si chiude ora un ciclo di programmazione, nella prossima estate se ne apre un altro. E qui si stanno ponendo le basi, perché è un modo diverso di fare calcio. Quando è arrivato Iachini ha fatto un tipo di campagna acquisti, tutto improntato sui nomi e qualche giovane che peraltro è anche riuscito bene, in particolare Santoro. Ora si sta facendo un mercato prospettico, ora c'è da chiarire il nodo Lombardi sul fatto che possa restare un altro anno o meno. Ma comunque è un giocatore del Monza, però arriva dal Sassuolo a titolo definitivo un giocatore come Bellucci, vuol dire che si sta progettando un altro tipo di calcio, un altro tipo di organico, un organico più giovane, un organico dove valorizzare i ragazzi, ma non per questo fare un campionato di basso livello, perché poi se valorizzi i giocatori forti e fai un campionato all'altezza della situazione, magari non per vincerlo, non per stare tra le prime tre e le prime quattro, però fai un campionato comunque competitivo e riesci a dare anche sostentamento alla società. Sulla scorta di quello che ad esempio mi viene in mente il Pontedera, no? Il Pontedera di, ci ricordiamo, di Indiani, di Giovannini, poi noi l'abbiamo perso un po' di vista, ma sono club che vivono in questo modo, riescono a prendere dei giocatori giovani, li valorizzano, li rivendono e creano poi una sorta di circolo virtuoso che permette loro di andare avanti. Poi se esce anche la stagione positiva, dove hai tanti giovani forti e qualche senatore che ti rende la grande, magari ti esce anche la stagione del col botto. Però mi sembra un segnale, oltre che indirizzato Diakité verso il Sassuolo, ma anche un altro tipo di programmazione che insomma stanno costruendo per la prossima, non stagione, il prossimo biennio se non triennio. Gaetano, oggi in panchina nel Foggia c'era Agostinone, tu direi e quindi? No, te lo chiedo perché Agostinone ieri era inserito come nome in uno scambio che era particolare, perché si parlava di due squadre che si sarebbero affrontate il giorno dopo, cioè oggi, Teramo e Foggia, con Agostinone destinato al Teramo e Di Matteo
invece destinato al Foggia, cosa che però evidentemente è stata una bolla di sapone, e quindi il Teramo di Matteo, che era impredicato di uscire, se lo tiene. Eh sì, a questo punto Di Matteo è rimasto e vediamo se nelle prossime partite riuscirà a giocare, perché effettivamente una cosa che colpisce di questa prima metà di stagione è che Tentardini praticamente gli abbiamo tirato il collo, non ha mai saltato un secondo, mentre Di Matteo, nonostante fosse disponibile fin dalla prima di campionato, effettivamente è stato messo da parte. È uno dei tanti interrogativi che ci siamo posti in queste settimane. Vediamo adesso se con la chiusura del mercato ci sarà spazio anche per Di Matteo. Di sicuro è una delle situazioni da risolvere. E tornando per un attimo su Diakité, una cosa che voglio aggiungere è che sul giocatore adesso bisognerà lavorare anche sull'aspetto mentale, perché non essere andato via adesso, aver avuto qualche settimana un po' difficile appunto per via di queste voci di mercato, sarà importante adesso capire come verrà reinserito all'interno delle convocazioni pre-gara, se ecco, in questi giorni si lavorerà sulla testa del giocatore per ritrovarlo dal punto di vista della concentrazione e degli stimoli soprattutto. Giustamente, ciao a tutti, ottimo punto a Foggia con le grandi, ottime prestazioni, mancano punti con le cosiddette piccole, come diceva prima giustamente Gaetano. Secondo voi la mancanza di una punta come può essere supportata per il finale di campionato? Grazie a tutti, un saluto speciale a Dania, a cui allora giro la domanda. La mancanza di una punta centrale come può essere supportata da qui alla fine del campionato? Perché insomma le partite mancano. Peraltro segnalo che prima è intervenuto Francesco, ma non ha segnato la Juve perché era all'intervallo, ma non perché non avesse portato un po' di sfiga. Ani, a te. direi lavorando con questo nuovo modulo, lavorando soprattutto sugli esterni, magari anche scoprendo questo Chieremateng, che è stato l'ultimo arrivo di mercato, che è un ragazzo che si è visto soprattutto in Serie D, e col Novara era ai margini, ma il lavoro sugli esterni credo che sarà fondamentale. Premesso che però il Teramo non ha veri e propri esterni, ma più centrocampisti insomma che esterni di gamba, ecco, stile K o di Francesco, perlomeno nella formazione tipo titolare, quindi anche lì sarà una questione un po' da decifrare meglio come effettivamente questo modulo possa aiutare la produzione offensiva del Teramo. Però se non hai un centravanti, di certo devi puntare di più sulla propensione offensiva, sulla costruzione della manovra offensiva. Non è che il centravanti ti risolva la situazione comunque se non ce l'hai, cioè se non hai un gioco, il centravanti non è che prende palla dal portiere, va fino in porta e fa gol. È comunque il centravanti che deve essere messo nelle condizioni di segnare. Poi è chiaro, chi ha maggior feeling con la porta ti facilita i compiti, soprattutto nelle gare sporche come era quella di oggi, ma senza una manovra, senza un gioco offensivo, senza delle vere e proprie idee, anche un centravanti da teorici 20 gol alla stagione farebbe fatica a segnare. Quindi è chiaro che mancando una punta di riferimento, il Teramo deve adesso, da adesso in avanti, puntare un po' di più sulla costruzione offensiva, ecco, sul sfruttare meglio questo 4-3-3 per cercare di trovare più spesso la porta. Una domanda che ci arriva da casa, la rivediamo, perché Francesco, Walter, io vorrei da voi una risposta per quanto possibile che riguarda il direttore sportivo, perché ci chiedono, ma il direttore sportivo a giugno rimane? Spero di no. Saluti da Checco, bravissimo Andanovic sul secondo gol e continuano a girare il coltello nella piaga. Però Francesco, Walter, ma Sandro Federico, che è stato un po' criptico, ci ha dribblato la scorsa settimana, non ha voluto parlare, ha detto io sono a disposizione della società, ma secondo voi rimane? Mi auguro di sì, molto, molto. Sarebbe un errore. Io credo che in questo momento, nelle grazie del presidente, ci sia sicuramente Sandro Federico. Non dico che non c'è più Andrea Iaconi, che c'è o non c'è, non si capisce. Si capisce che c'è Federico. Io ieri sera ho avuto il piacere di intervistarlo e devo dirvi che la sensazione che ho è che con Federico si parla anche del Teramo della stagione prossima. Quindi io non credo proprio che esista una sola condizione perché lui non resti. Ho dubbi
su Andrea Iaconi, perché Andrea Iaconi è lui che continua a dire che c'è e non c'è, insomma, non siamo noi. Quindi su Iaconi metto un punto di domanda. Su Federico non credo di avere dubbi. Ad un certo punto ho azzardato anche un parallelismo fra il cammino di Iaconi, con Federico davanti, voglio dire, e Federico dietro. Era lontano qualche minuto prima del rettilineo finale, e oggi quel qualche minuto è ridotto forse a qualche secondo o anche meno. Quindi io vedo nel futuro di Iachini più Federico che Federico e Iaconi, più Federico che Iaconi. Intanto ti chiedono se domani sera fai super gol. Sì. Ok. Quindi così diamo anche indicazioni di palinsesto. Io posso essere d'accordo con voi, ma ricordatevi che l'anno prossimo ci sarà la C d'Elite, la C d'Eccellenza. Non è ancora sicuro. Ok, sì, vabbè, è chiaro, è una riforma, perdonami, è una riforma che entrerà in vigore non il prossimo campionato, cioè prossimo campionato giocherai per l'altro campionato ancora, esatto, cioè nel 21-22 giocherai per una riforma che si attuerà nel 22-23, questo è chiaro, è evidente, sì, sì. Non iniziamo a dire che l'anno prossimo ci sarà la C d'Elite, perché le norme che regolano questo campionato, le promozioni, le retrocessioni sono state già date. Se ne vuoi dare altre, devi dare un campionato di tempo per fare in modo che si esplichino. Lo ricorderete, qualche anno fa la scomparsa della divisione prima e seconda divisione ha portato ad una promozione di 9 squadre, ad una retrocessione di 9, ma lo sapevamo dalla stagione precedente. Sì, sì. Questo è evidente, no? Perché poi, altrimenti poi si fa, no, confusione, qualcuno prova, non rispondendo, dà adito a qualcuno di sognare che l'anno prossimo le prime 6 vanno in Serie B. Non è così, assolutamente. Ania Gaetano, anche voi siete d'accordo con quello che diceva Walter? Cioè nel futuro prossimo ci sarà forse più Federico che Iaconi? Ma Iaconi, se non ricordo male, ha ancora un altro anno di contratto, quindi scadenza 2022. Io credo che più o meno ricalcherà sempre questo ruolo, cioè ci sarà, non ci sarà, sarà sempre molto, però credo vicino al presidente per consigliarlo su quello che secondo lui sono le migliori strade da seguire. E Federico sarà la mano operativa, nel senso colui che effettivamente poi si muove conoscendo maggiormente il mondo della Serie C, della Serie D, anzi, e anche quello della primavera rispetto al direttore Iaconi. Ipotizzare una mancata riconferma del direttore sportivo in questo momento, che può essere giusto o sbagliato a seconda delle valutazioni di ognuno, stride comunque con il fatto che il Teramo stia già progettando l'anno prossimo, ovvero sono stati già messi i giocatori sotto contratto per l'anno prossimo, si sta già poggiando, stanno già mettendo le basi per il Teramo dell'anno prossimo, non rinnova il direttore sportivo che sta facendo di fatto questi contratti, che sta cercando questi nuovi giocatori, è un po' un controsenso, ecco. Quindi credo che alla fine magari per un altro anno verrà rinnovato di nuovo il contratto al DS Federico. Idem con Patate, dicasi per Paci, perché anche lui è a scadenza di contratto, ha un'opzione per il prossimo anno, e io credo che i due siano molto legati, cioè se non rimane Federico non rimarrà Paci, se rimarrà Paci rimarrà anche Federico, perché credo che ci sia, ma questa è una valutazione mia personale, una sorta di ringraziamento da parte di Paci nei confronti di Federico, perché comunque Paci ha debuttato quest'anno in Serie C perché lo ha scelto il direttore sportivo essendo Federico, quindi mi sembra anche una questione di correttezza reciproca tra due persone che comunque si stanno trovando bene e che stanno facendo bene fino a questo momento nel Teramo. È una mia valutazione personale, poi l'anno prossimo si vedrà, però per quello che sta facendo il Teramo mi sembrerebbe, cioè mi farebbe strano se effettivamente non trovasse conferma almeno ancora per un altro anno il rinnovo di Federico e anche di Pace a questo punto. Gaetano, tu che ne pensi?
Ma guarda, tutto lascia presagire che si vada verso un rinnovo appunto di Sandro Federico. Alcune scelte di mercato, anche ultime, insomma, lasciano andare verso questa direzione. Mentre su Iaconi è da fare effettivamente chiarezza a fine campionato, perché insomma, un direttore generale che almeno pubblicamente non parla più in conferenza, o comunque non parla più pubblicamente con i giornalisti da maggio, da quanto possa ricordarmi, insomma, fa capire che qualcosa. L'ultima intervista che ricordo è stata a Radio Punto Nuovo, perché esatto, a noi però non parla più. Ecco, perché voi giustamente, seguendo il mercato, voi queste cose me le segnate, a me non riguarda, o non più almeno, però so che intanto vedo sulla colonna un fallino da dietro di Demiral. Questo non è nulla, vero? Va bene. È stato ammonito per quel fallo. È relativo al primo tempo. Cioè. No, io come mi esco sulla timeline di Twitter. Però Andrea, ti fanno una domanda. Te personalmente, vediamo anche la scheda. Nigel Kieremateng, non so se si sono spinti troppo per le tue conoscenze. Eccolo qua. No, io ce l'ho già in simpatia perché è il fratello di Giovanni Kieremateng. Ecco. Ora vuoi spiegare a Francesco perché è in simpatia Giovanni Kieremateng, e voglio vedere poi la faccia. Mi mettete il dual box di Andrea e Francesco? Perché purtroppo il fratello ha vissuto sportivamente un episodio piuttosto triste, perché ad Avezzano sbagliò il rigore che avrebbe portato il Matelica in Serie C. Poi c'è andato 2 anni dopo il Matelica in Serie C. Però se Kieremateng, Giovanni, avesse segnato quel rigore, lui che è un rigorista superbo, avrebbe mandato in Matelica con 2 anni di anticipo in Serie C. Però Giovanni è un centravanti, Nigel invece è un esterno. Sono giocatori di origine ghanese, ma sono nati in Italia, in Piemonte, dunque sono italiani e hanno la doppia cittadinanza. Giovanni lo conosco come caratteristiche tecniche, Nigel francamente non l'ho mai visto giocare, però è un esterno, quindi è un giocatore d'attacco, ma non ha le stesse caratteristiche del fratello. Hai capito, Francesco? Come no, ho ascoltato attentamente. Lo scorso anno in doppia cifra col Vasto Girardi, Giovanni. Stavo pensando è un po' quando, come Moise Ken e il fratello Giovanni Ken che giocava con il Rieti. Tutto chiarissimo. Stavo pensando, memorabilmente, quando il buon Andrea ci relazionava, se ricordo bene il nome della squadra, l'Arzanese. Sì, lo ricordi la storia dell'Arzanese. E mi svegliai la mattina e dicevo, ma come fa uno? Lo sai che ora il capitano di quell'Arzanese, Patrizio Caso, è difensore del Giulianova? Sì, vero. C'ha una cultura, questo mi fa morire. A proposito di cultura, ragazzi, in 30 secondi a testa. In 30 secondi a testa. Prossimo turno Teramo Monopoli. L'anno scorso sarebbe stato, innanzitutto l'anno scorso, se non ricordo male, la partita Teramo Monopoli segnò l'esonero di Bruno Teddino, 0-3, sì, esatto. Con una partita eccezionale di Donnarumma nel Monopoli, e un Teddino che era, anche se non erro, squalificato ed in tribuna, sì. Che poi si allontanò durante la partita quando il Teramo era sotto. Partita molto molto diversa quest'anno. Riparto da te, Francesco, e faccio il giro del tabellone. Francesco, Walter, Andrea, Gaetano e Ania. È una partita che devi cercare di vincere in un modo o nell'altro, facendo sempre grande attenzione a non prestare il fianco all'avversario, ma sperando che quelli che sono i giocatori più bravi per qualità tecniche, per esperienza, per il curriculum, li ho nominati più volte, è inutile che li menziono, due purtroppo oggi hanno ciccato tutti e due, si ricordino che devono fare la differenza, perché nella tua squadra se sbaglia Bastoni è un conto, caro Jacopo, ma se sbaglia Lukaku è un altro discorso, anche perché Bastoni costa 2, Lukaku costa 28, e così nel Teramo Bombaggi, Arrigoni, Costa Ferrera e qualche altro costano molto, ma molto di più,
magari di Piacentini, dei più giovani. Non parliamo di costi per l'Inter in questo momento, che non è il caso. Esatto. Appunto, bravo. E nella Juventus la stessa cosa, ma in tutte le squadre dove c'è il giocatore che tutti quanti sanno che tecnicamente è superiore alla media, tutti aspetti che determinati errori non li fanno. È ovvio che si può verificare un errore, ma una volta, due volte, poi in più partite tu mi devi fare la differenza. E quindi mi auguro che col Monopoli sia così. Allora, intanto fra Foggia e Monopoli, secondo me la partita più difficile è la prossima, per una sommatoria di motivi, anche per l'attuale forza del Monopoli, che non è il Monopoli che abbiamo battuto all'andata e che non è il Monopoli che la gente pensa possa essere. Che la squadra è stata notevolmente rinforzata, perché Scienza, non so se siete d'accordo, secondo me è uno degli allenatori più preparati, mi dicono che ha un bel caratterino, però sì, è uno degli allenatori più preparati del girone, e i risultati ultimi lo dicono. Adesso, Bonino o non Bonino, il Monopoli è una squadra rinforzata sì parecchio, secondo me può anche correre per i playoff. E tu arrivi a questo confronto con due partite giocate dagli stessi giocatori in tre giorni, con una squadra che oggi, domani, non giocherà perché riposa. Quindi io temo molto la gara prossima con il Monopoli, che se il Teramo facesse propria, al contrario, potrebbe probabilmente provare a ricalcare, non dico quel cammino delle prime 10 di campionato, ma sicuramente ritroverebbe morale, forza, ancora di più di quello che ha fatto sino ad oggi. Perché consentitemi anche una breve, tornando un passo indietro, è vero che noi col Bari abbiamo giocato bene, tutto ok, ma non c'è stato un solo episodio avverso in quella partita, cioè ci è andato tutto bene, fino al rigore parato da Lewandowski, quando se il Bari l'avesse messo dentro sarebbe meritatamente andato sul 2-0 e la partita sarebbe finita. Che poi è giusto che sia andata così, perché tante altre volte è andata in maniera diversa, anche questo è vero, però non facciamoci ingannare più di tanto da questa serie positivissima di risultati. Io la gara col Monopoli la temo molto. Andrea, anche per te è una gara che nasconde più insidie di quanto si potrebbe pensare, che probabilmente la gara con il Bari un po' l'ha nascosta. Poi io ho già pronto il foglio, perché a Gaetano e a Dania chiedo la formazione. Ma guarda, che possa essere insidiosa, ce lo ha spiegato Sandro Federico la scorsa settimana. Per caratteristiche il Teramo, quando gioca contro squadre importanti come Palermo, Bari, che vogliono fare la partita, che non si accontentano di subirla, che non speculano dentro o fuori casa, non c'è differenza. Una squadra come il Teramo, quando si esprime bene contro queste squadre, davvero ha la possibilità di esprimere il meglio del proprio potenziale, con questa capacità di pressare e di ripartire. Quando affronta squadre che sono piuttosto basse, che pensano a distruggere e poco a costruire, lì si sono viste le difficoltà. Anche per quello il Teramo ha avuto una flessione, è stata una flessione mentale e fisica, ma anche dovuta al fatto che c'erano difficoltà nello scardinare squadre così basse, poco propense a giocare, a sfidarti anche nelle uscite palla. Quindi per questo motivo la gara con Monopoli paradossalmente potrebbe essere più insidiosa di quanto lo siano state quelle con Palermo e Bari. Oh, ragazzi, e se vogliamo anche il Foggia, il Foggia non è che abbia fatto la partita per venirti ad aggredire, il Foggia si è accontentato di fare 0-0 e il Teramo ha creato poco. Assolutamente. Oh, io ho iniziato a scrivere la formazione, però Gaetano, Ania, sto sbagliando qualcosa, perché se rientra Diakité, io però ho continuato a mettere Vitturini con Soprano e Piacentini centrali. Io credo che si andrà avanti con questa difesa, perché comunque è una difesa che ha fatto bene, non ha preso gol oggi, quindi anche un po' per riconoscenza verso questi giocatori. Al momento Diakité, almeno nella prossima partita, non lo vedo tra i titolari. E poi a centrocampo chi gioca in mezzo? Ma molto dipende da Mungo, perché oggi è uscito con un problema,
che dovrà essere valutato nelle prossime ore, ma insomma io un rilancio di Lari nei tre di centrocampo francamente ce lo vedo dall'inizio, e con Santoro e Arrigoni. Quindi facciamo così, Santoro, Arrigoni, Lari? Esatto, sono d'accordo. Tra l'altro io ho anche un piccolo dubbio su Vittorini, cioè appena arrivato riesce a giocare tre partite consecutive? Boh, chiaro che poi loro, lo staff tecnico, lo staff medico, insomma, hanno i dati dello sforzo. Ma ti chiedo, ma Viero? Cioè è entrato o uscito? È radar. È anche un altro dubbio, quello che dicevo all'inizio, cioè che fai, lo lasci di nuovo fuori dopo che insomma da Bisceglie lo hai sempre impiegato? Non è facile, però ci sono degli uomini a cui Paci non ha mai rinunciato, Lewandowski, Diakité, almeno fino a quando c'è stata quella questione di mercato, Piacentini, Tentardini, Arrigoni, Santoro, Bombaggi, sono l'ossatura della squadra a cui non riesce a rinunciare, quindi un Santoro per Viero, non lo so, mi stupirebbe. Quindi finisce così, è così la formazione più o meno? Sì, io l'unico dubbio è quello di Vittorini, non so se riesce a reggere la terza partita consecutiva e quindi non so se può pensare a un arretramento di nuovo di Costa Ferreira, ma adesso vado a limite ci giocherebbe Diakité. Sì, bisogna vedere come sta Diakité. Io sinceramente sono d'accordo con quello che ha detto Gaetano, perché comunque rimane un ragazzo a cui si è avvicinato il Napoli e può essere vista per lui come un'occasione della vita che non si è concretizzata. Quindi è da capire come Diakité anche metabolizza, mi metto per un attimo dalla parte del giocatore, come Diakité metabolizza questa trattativa sfumata. Ecco, comunque negli ultimi 10 giorni si è allenato Diakité? O stava fuori rosa? Si è allenato a parte con Di Matteo. Si è allenato. A parte con Di Matteo. Si è allenato a parte con Di Matteo, quindi insomma, vabbè, vedremo. Quindi anche perché non mancano tanti giorni alla sfida col Monopoli, perché questo infrasettimanale. Noi comunque ce la siamo giocati così la formazione, la rivediamo, poi vedremo. Magari fateci le pernacchie se le abbiamo sbagliati tutti, non credo. Sì. Vittorini, Soprano, Piacentini e Tentardini, Santoro, Arrigoni, Lari, Bombaggi, Pizzaute e Costa Ferreira. Poi vedremo. Ragazzi, grazie per avermi fatto compagnia. Grazie Francesco, Walter, Andrea, Gaetano, Ania, Maurizio. Ciao. Grazie, buona serata a tutti. Grazie a voi per essere stati con noi. E torniamo martedì prossimo, sempre alle 21 in diretta su TV. Com'è Francesco? No, fallo te. Martedì prossimo, come dice, sul canale 14 del digitale terrestre. Assolutamente sì. Buonanotte. Ciao, un abbraccio.